Noi conosciamo bene, tutti gli imprenditori che sono qui conoscono bene sull'altro versante lo Statuto dei lavoratori. Oggi parlare di Statuto delle imprese significa rappresentare una esigenza dando dignità che fin qui non ha avuto a un riconoscimento di status dell'impresa che ha bisogno di essere riconsiderato. Perché gli interessi delle imprese da comporre all'interno dell'interesse generale, io poi su questo anzi sono partito dal dire la necessità che alla fine bisogna avere a mente l'interesse generale, perché se no rappresentare un interesse di una parte senza considerare gli altri, nessun imprenditore lo fa nel suo mestiere, tutti gli imprenditori hanno bene a mente gli interessi degli altri e come riesca a comporre il suo insieme a quello degli altri. Allora, questo tema degli interessi delle imprese, che ha alcune sfaccettature che ricordo solo per titolo, se no terrorizzerei rispetto ai tempi che occorrerebbe avere. Vuol dire, il sistema della pubblica amministrazione in Italia, complessivamente preso, quello voglio dire la burocrazia, per come ognuno di noi l'ha in mente, come mostro, come molo, come condizionante di tante attività. La pubblica amministrazione può essere in un paese un fattore decisivo di sviluppo, non è la nostra esperienza purtroppo paese quella che la pubblica amministrazione sia stata elemento di sviluppo del paese, però può esserlo. O ancora la grande questione della fiscalità è una grande questione paese che rimette gli interessi da comporre fra i soggetti che sono in campo. Io credo che su questi temi, pubblica amministrazione, fiscalità generale intesa come concorso di ognuno dei soggetti che vivono in uno Stato alla vita complessiva dello Stato, sono due questioni su cui il mondo delle imprese ha da dire e da poter portare contributi decisivi per l'interesse generale. Mi sembra di leggere dei segnali per cui questo è un paese in cui si può vincere all'otto e al superenalotto e cambiare vita, adesso si vince anche il lavoro alla COP. Voglio dire, mi sembra che emerga una tendenza che non punta a qualificare, a crescere, forse proprio perché, come lei accennava prima, non c'è un sistema di selezione sempre così chiaro, trasparente e uguale per tutti, no? Questo è il paese in cui 2 mesi fa Pierluigi Scelli, scrivendo al figlio quella lettera che forse ricorderete, pubblicata da Repubblica, diceva: figlio mio, ti stai per laureare, ma sappi che guadagnerai un centesimo di quello che guadagna una velina. Ecco. Queste secondo me sono cose che, quando pensiamo al dopo crisi, forse dovremmo affrontare in termini anche di scelte individuali, di pesi, di non ricorrere ad esempio alle raccomandazioni. Immagino che lei riceva tante lettere anche di raccomandazione, che è un vezzo molto italico e non nuovo, oppure no? Io credo che il merito sia un elemento assolutamente fondamentale. Sulla selezione poi dobbiamo un attimo discutere se consentiamo a tutti di avere parità di punto di partenza, perché nella misura in cui io seleziono sul merito e non do pari opportunità, sono scorretto. E qua apriamo un discorso che diventa abbastanza complicato. Ma pari opportunità intende dire tra nord e sud, tra situazioni? Ma, se noi andiamo a vedere che probabilità c'è che mio figlio abbia una qualità della vita assimilabile alla mia e quale la probabilità che il figlio di un operaio resti figlio di un operaio, vediamo che purtroppo è piuttosto alta, no? Mi sembra che non sia una bella cosa per un paese, perché significa che fondamentalmente il censo, chiamiamolo così, determina il futuro dei nostri figli
E questo significa che se mio figlio è un fesso, presumibilmente farà un mestiere assimilabile al mio, e il figlio di un operaio, che è molto più intelligente di mio figlio, farà il figlio dell'operaio, e il paese disperderà un talento, che non è una bella cosa. E da questo punto di vista, ad esempio, secondo me, la qualità del sistema scolastico è una delle cose fondamentali, e anche, la dico brutalmente, l'essere pubblico del sistema scolastico è una delle cose fondamentali, perché se bisogna accedere alla scuola di nuovo, perché si hanno i quattrini per pagare una scuola senza un sistema di borse di studio che consenta di nuovo a tutti di accedere in modo omogeneo, insomma è un tema piuttosto complicato. Allora, credo di aver detto sul fatto di cercare di dare delle pari opportunità, dopodiché il tema del merito è assolutamente chiave, e qua però entro più in un campo individuale, nel senso che io quello di cui mi devo occupare è che all'interno della mia azienda il sistema del merito sia chiaro. Penso che da noi sia abbastanza chiaro, tanto per darvi un'idea, adesso nella mia azienda sta partendo un processo in cui io discuterò con altre 4 persone che con me compongono un comitato delle risorse umane 500 curriculum vitae delle persone che stanno in cima alla piramide, e ci passiamo delle giornate. Più del 20% del mio tempo è dedicato alla gestione delle risorse umane, perché penso che questo sia il futuro della mia azienda, dell'azienda di cui mi sento responsabile. E credo che questo sia un elemento assolutamente chiave, perché di nuovo non valutare le persone sulla base del merito significa essere scorretti nei confronti di tutti gli altri, o comunque nei confronti delle persone, cioè delle persone che aderiscono al nostro sistema di valori, delle persone che hanno comportamenti coerenti con il nostro modello di leadership, e così via. Per cui credo che sia assolutamente un elemento chiave. Dopodiché le veline, i calciatori ci sono qua, ci sono anche da altre parti, non mi scandalizzerei più di tanto, mi scandalizzo se quello diventa il sistema appunto per poi gestire il paese, no? Perché diventa un po' più complicato. Cioè. Certo. Presidente Fumagalli, quando parliamo di merito per una piccola impresa artigiana, il merito è probabilmente il fatto, come dire, di riuscire a competere sul mercato, quindi in qualche modo è il mercato che poi determina sempre il mercato, ma per una piccola impresa artigiana dove appunto la struttura non è così complessa e le griglie di appartenenza a livelli diversi all'interno dell'azienda sono meno fisse, e la verità è che è il merito poi che è il mercato che determina se uno può stare o no in piedi, eccetera. E forse il tema che si pone nel caso delle tante piccole imprese artigiane, al di là del talento, che è pure una cosa che sicuramente appartiene a queste realtà, è il fatto di riuscire a consegnare alle generazioni, ai figli, alle generazioni future, l'entusiasmo e anche la voglia di innovare, cioè in qualche modo i padri, i nonni e i padri sono stati in grado di avere la business idea di lanciare appunto sul mercato quel tipo di prodotto. Il problema è il salto generazionale, che spesso non è così sicuro. Quindi, dal suo punto di vista, cosa significa la parola merito? Intanto è vero, lei diceva, il merito per le imprese lo riconosce il mercato, a volte condizionato dal riconoscimento del merito di credito, tanto per non essere troppo buonisti stasera,
è il mercato che magari riconoscerebbe il merito di quell'imprenditore, di quell'impresa, ha un filtro, è un ruolo di grandissima responsabilità che il sistema creditizio ha, perché è un soggetto che, riconoscendo o non riconoscendo il merito di credito, riesce a fare da filtro su quell'altro merito. Credo che siano tante le storie di straordinarie capacità imprenditoriali di fare un buon prodotto, di ideare un nuovo prodotto e a volte stroncato dal mancato riconoscimento del merito di credito. L'assist era troppo goloso per non fare questa digressione. Il tema del passaggio generazionale nelle imprese, io anche qui non sono molto amico della cultura anglosassone, non lo enfatizzerei come un tema decisivo. Noi viviamo in un paese nel quale